Carina Cascella, non torno in televisione, ecco perché. L'ex opinionista di Uomini e Donne ha momentaneamente abbandonato il piccolo schermo. La TV italiana dovrà fare a meno di Carina Cascella anche nella prossima stagione televisiva. È stata la diretta interessata, tramite un hashtag su Instagram, ad annunciare che non tornerà presto sul piccolo schermo. La 41enne è lontana dalle luci della ribalta da qualche mese, più precisamente dallo scorsa primavera quando ha chiuso i battenti live Non è la D'Urso. E, a quanto pare, la Cascella ha deciso di dedicarsi ad altro. Torna in TV, ha chiesto un follower a Carina Cascella. Pronta alla replica dell'ex opinionista di Uomini e Donne. Per ora, come lo scorso anno, continuerò a concentrarmi sulla mia attività. Il primo anno è sempre quello più difficile e impegnativo. Poi man mano si vedrà. A quanto pare l'emergenza coronavirus ha influito parecchio sulla decisione finale di Carina Cascella. L'ex compagna di Salvatore Angelucci ha infatti ammesso: è da circa un anno che vi racconto che questa situazione che stiamo vivendo ha rinforzato ancora di più i miei ideali e la mia voglia di avere cose concrete tra le mani. Tutto quello che verrà sarà un di più. Del resto oggi è diventato pure più difficile trovare uno spazio in televisione. Per anni Carina Cascella è stata opinionista fissa del salotto di Barbara D'Urso. Ma da settembre tutto cambierà, domenica live Non è la D'Urso sono stati cancellati mentre pomeriggio 5 dirà addio al gossip e alla cronaca rosa per concentrarsi prevalentemente sull'attualità. Il nuovo lavoro di Carina Cascella. Da circa un anno Carina Cascella ha lasciato Milano e si è trasferita a Bergamo, città natale del compagno Max. Qui la coppia ha aperto un ristorante di specialità argentine chiamato Matambre. Un locale, come precisato più volte da Carina sui social network, alla portata di tutti. Niente prezzi eccessivi ma tanta qualità a costi contenuti. Un posto allegro, rilassante, dove poter stare serenamente con le famiglie. Di recente hanno fatto visita al Matambre alcuni personaggi famosi quali Eros Ramazzotti, Francesco Arca con la compagna Irene Capuano, Checco dei Modà, i calciatori A José Palomino e Duván Zapata. E ancora, il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni e l'allenatore sportivo Massimo Carrera.